Cioè, il concetto è questo: se tu non la pensi come noi, non è che hai un'opinione diversa. No, sei pazzo. Vorrei incominciare con un tono leggero, dal momento che siamo fuori controllo, no? Quindi ci consentiamo anche qualche libertà. Allora, mi verrebbe da dire che questo sistema, che è così tollerante, no? È un mondo in cui si tollera tutto, no? Si difendono tutte le differenze, tutte le minoranze, no? Siamo sempre pronti a scendere in piazza, tutti questi intellettuali sempre pronti, in coro, unanime, no? A difendere qualunque cosa. Di fronte ad un episodio come questo, il silenzio più assoluto, no? Sì, c'è stato un servizio delle Iene, in realtà, che è stato anche abbastanza interessante, ma, come dicevi tu, pochissima risposta di fronte ad un episodio che è di una violenza inaudita, perché, adesso, senza entrare nel merito delle idee più o meno no mask, no vax di questo ragazzo, che poi dopo ne potremmo anche parlare, ma non è questo il tema. Il tema è che un ragazzo di 18 anni a scuola viene prelevato da un'ambulanza, da un medico, e ricoverato in modo coatto dentro un ospedale psichiatrico e tenuto lì dentro per 4 giorni, in quanto evidentemente considerato fuori controllo, ecco, come noi, cioè fuori controllo, solo che tutte le testimonianze che sono state raccolte ci dicono che questo è un ragazzo tranquillo, che magari ha delle idee. In altre epoche, quando ero giovane io, essere contro il sistema era un segno, diciamo, di indipendenza, no? In cui gli intellettuali quasi quasi promuovevano un certo antagonismo. Adesso se poco poco, ma poco poco dici "però io credo che", te chiudono in manicomio. Cioè, questo è un segno di un sistema totalitario. Un sistema totalitario ben mascherato del suo contrario, cioè loro si offrono come appunto i libertari più assoluti, quelli che difendono la trasgressione, no? Quella che dicono loro, che è il puro conformismo. Ma se uno poco poco trasgredisce i loro codici rigidissimi, ti mettono in manicomio. Ecco, questo è da prendere in considerazione. A me mi è venuto in mente Brodsky, il grande poeta russo Iosif Brodsky, che negli anni 60 fu ricoverato in manicomio dal sistema sovietico. Cioè, il concetto è questo: se tu non la pensi come noi, non è che hai un'opinione diversa. No, sei pazzo. Perché il nostro è il migliore dei mondi possibili. Il nostro è il migliore dei mondi possibili. Noi abbiamo questi grandi sapienti che ci guidano. A noi abbiamo Mario Draghi che ci guida con la sua luce, capisci? Lui è guidato da Dio, ci porta verso la libertà con questo recovery plan, che è praticamente il decalogo, no? È il decalogo. Poi uno va a studiare e non capisce che cacchio sia. Una cosetta, comunque sembra una cosetta, se uno poi sente degli economisti indipendenti, capisce che tutti questi centinaia di miliardi, in realtà sono 4 soldi in gran parte a debito che dobbiamo pagare noi, e ti costruiscono questa mitologia della salvezza. E se tu poco poco appunto dici "ma", allora sei pazzo. Quindi, a parte il ridere, c'è anche un'indicazione pericolosa di un sistema che si va irrigidendo. Io lo dico da anni, prima del Covid. Cioè, questo sistema è un sistema al collasso. È un sistema, questo sistema neoliberista che devasta la terra, che devasta le anime, che non ha nessun altro spirito se non quello del profitto. Il dio denaro è l'unico loro vero polo di orientamento, la stella polare. Poi si lamentano, oggi hai sentito, si lamentano della denatalità, fanno i coretti,
Non fanno figli, poveri giovani, ma dico, li avete devastati voi, avete creato voi queste condizioni sociali e spirituali, per cui uno non solo non c'ha voglia di fare figli, non c'ha voglia di campare per il mondo orribile che costruite tutti i giorni, e poi piangono, i giovani non fanno figli, non hanno lavoro, poverini, non hanno lavoro e poi distruggono il lavoro, capisci? Questo è il totalitarismo orwelliano, la menzogna. Mentre parlavi, ti facevo vedere queste immagini. Oggi c'è questa copertina dell'Espresso, non so se l'hai vista, no? Dove ci fanno vedere questo maschio in femmina in transizione verso maschio, maschio in transizione verso femmina. Non si capisce, e c'è scritto appunto che la diversità è un valore, e via Questa sarebbe la discorrendo. diversità, Questa cos'è la questa è la mostruosità verso cui vogliono andare, e non ha niente a che fare con la libertà, non ha proprio niente a che fare con la tutela delle differenze. Questa è la Ma infatti, devastazione io della volevo differenza. inserirmi, se era possibile, volevo inserirmi in questo tuo sfogo, bellissimo, perché comunque lo fai sempre in modo, arrivi a toccare delle corde, perlomeno le mie, molto nel profondo rispetto a questo, soprattutto quando accenni a una generazione distrutta. Però venendo alla mia domanda, io vorrei chiederti quindi dai tuoi toni se veramente anche con questi riferimenti letterari si può pensare a Orwell, si può pensare ad Huxley e veramente a tutti i casi poi di Brodsky, io pensavo anche ad Alda Merini, ce ne sarebbero tanti di casi così, ma mi è venuto in mente anche il film Arancia Meccanica, per dire che il sistema in questo momento io credo si stia difendendo dalle nostre voci. Il sistema in questo momento credo che sia anche spaventato da voci come la tua. Questo sistema è, come sappiamo, il sistema, come viene detto, dell'1%. Io parlo di oligarchia perché è un dato reale, cioè in realtà io non credo che sia l'1% della popolazione, ma lo 0,01% della popolazione che governa, domina il restante. E questa polarizzazione, cioè questo accentramento di ricchezza nelle mani di pochissimi, è sempre più evidente. C'è l'ultimo libro di Vandana Shiva che addirittura fa i nomi di chi sono questi. Sono alcune centinaia di persone, sono alcune decine di grandi corporation che controllano l'intero sistema finanziario, che hanno gestioni di migliaia di miliardi di dollari, come Vanguard, come BlackRock, per non fare nomi, che controllano simultaneamente Facebook, Amazon, capisci? Pfizer, AstraZeneca, tutto, capisci? Questo sistema però, in un certo modo, negli ultimi 7-8 anni, è stato abbastanza smascherato, grazie anche a questo caos della rete, che io non ho mai divinizzato la rete, però indubbiamente consente dei margini, almeno per ora, di libertà di opinione che altrimenti questo sistema non consentirebbe. Non consentirebbe. Se ci fosse solo la televisione, i grandi giornali, la radio, eccetera, eccetera, determinate opinioni non avrebbero audience alcuna. Quindi la rete ha scompaginato un po' il potere oligarchico. Il potere oligarchico ha incominciato ad avere un po' preoccupazione, specialmente con il quinquennio che è stato definito populista per appunto distruggere ogni opposizione, facendo di ogni erba un fascio, mentre in realtà dentro questo fenomeno vi erano delle profonde ragioni, cioè i popoli hanno incominciato appunto ad avvertire che un'oligarchia spietata stava distruggendo i popoli. E hanno incominciato a votare chiunque dicesse un po' questo, no? Chiunque, veramente. E quindi loro hanno reagito compattandosi militarmente, perché sono organizzatissimi e sono coesi, mentre le forze antagoniste sono frammentate e ancora molto infantili. Questo
Quindi certo che c'è questa chiusura e il pericolo di una chiusura ulteriore, per cui il mio lavoro attualmente è quello di cercare di creare un'area di opposizione trasversale che abbia alcuni minimi comuni denominatori, capisci? Che siano essenzialmente la difesa della libertà di pensiero, essenzialmente, e la consapevolezza di una lotta contro un'oligarchia tendenzialmente totalitaria. E anche la consapevolezza, se mi consenti, che questa lotta, questo è il mio punto di vista, come forse sai, richiede anche una preparazione, direi, interiore delle persone. Cioè, noi dobbiamo rafforzare l'interiorità dei nuovi rivoluzionari, perché questo sistema è un sistema di plagio mentale. Sono bravi, loro ti fanno la flebo da quando sei piccolo. Goccia a goccia ti disumanizzano con le loro immagini, con quella copertina orribile, capisci? Che ti fanno vedere, rivedere e ti dicono queste cose, te le comunicano con la pubblicità e piano piano tu diventi un mostro, la mostrosizzazione di cui parlava Klossowski. Noi stiamo diventando dei mostri, lo diceva Pasolini 50 anni fa, ma oggi la mostrosizzazione è molto Allora, avanzata.